Il giorno dopo la verifica della fiducia, Secam guarda avanti e il suo AD De Gianni assicura nessun aumento delle tariffe e mutui rimborsati per intero ai comuni, gli investimenti solo nel settore idrico, come per legge. La comunità di Castione Andevenno scossa dalla tragica notizia della scomparsa di Matteo Tognini, 30 anni, del posto ma residente a Pavia. Ieri mattina l'incidente fatale nella città dove lavorava. Morbegno apre le festività natalizie con la classica corsa dei Babbi Natale. In 900 si sono presentati domenica Christmas Running. In cabina di regia Enjoy Valtellina. A distanza di 20 anni il campione Alberto Tomba ha fatto ritorno a Livigno, sua montagna d'elezione, insieme all'amico Marco Rocca e allo sciatore Giorgio, con un grande in bocca al lupo per le Olimpiadi. Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. All'indomani della fiducia incassata dai comuni partecipanti all'assemblea Secam, l'amministratore delegato De Gianni chiarisce la linea futura e precisa: i mutui verranno interamente rimborsati ai comuni e non ci sarà alcun aumento tariffario per i cittadini utenti. Vediamo. Se dovessimo fare meno investimenti, la tariffa scenderebbe. Se dovessimo fare più investimenti di quelli programmati, la tariffa aumenterebbe. La previsione è di fare quelli programmati perché sono necessari per metterci a posto ed evitare multe, quindi faremo quelli necessari, quindi la tariffa rimarrà assolutamente stabile. Quindi anche qui smentisco categoricamente ricadute sui cittadini. Il riferimento è ad eventuali ripercussioni sulle bollette relative ad acqua e rifiuti emesse dalla Società Ecologia ed Ambiente, Secam, che ieri ha incassato la fiducia di 71 comuni sui 73 partecipanti prima all'assemblea di controllo analogo, così è definita, condotta dal presidente della provincia di Sondrio, poi all'assemblea Secam. Un voto contrario, quello di Montagna, un astenuto, Forcola. Ok al piano industriale, pur dibattuto dagli altri amministratori pubblici locali. Acquedotti, tubazione degli acquedotti, fognature, depuratori, bacini dell'acqua. Noi in questi anni siamo intervenuti con 52 milioni di investimenti fatti a favore dei comuni su proprietà loro. Non sono queste cose opinabili, ci sono gli atti e ci sono i fatti, basta voler controllare, quindi mettendo in regola le loro strutture, le loro tubazioni, i loro depuratori per evitare multe, e credo quindi che questo comuni comunque lo sanno, e credo quindi che noi stiamo facendo esattamente quello che i nostri soci, cioè i comuni, ci chiedono. Devono capire innanzitutto che questa è la loro società, si devono fidare della loro società, e nel momento in cui la società ha delle esigenze devono ragionare e trovare le soluzioni assieme. Soluzione allo squilibrio di cassa prodottosi, perché il conto economico, ribadisce De Gianni, è sempre stato conforme e la società ha sempre prodotto utili. Il vero problema è che il meccanismo, ma non lo stabiliamo noi, è la legge a dirlo, prevede che degli investimenti fatti nella tariffa ne posso recuperare solo il 7% annuo, perché c'è un recupero che dura quasi 20 anni. È ovvio che avendo finanziamenti di durata corta si è creata uno squilibrio di cassa, squilibrio finanziario. Adesso con l'allungamento dei mutui che le banche ci hanno concesso, che le hanno portato 20 anni, con una lieve modifica dei rimborsi dei mutui pregressi dei comuni, rimborsando però sempre il 100% nell'arco dei 10 anni, la situazione finanziaria diventerà molto più equilibrata e quindi non ci saranno più neanche aspetti di ritardo nei pagamenti dei fornitori, con i quali ci stiamo già incontrando per definire appunto tutte queste situazioni. A stretto giro di posta quindi la situazione finanziaria rientrerà nei parametri grazie al supporto bancario, con una previsione di investimento nel quadriennio prossimo di 37 milioni di euro. Ed ora la cronaca. Macabro ritrovamento oggi intorno alle 14 in un'abitazione di chiesa in Valmalenco, in località Battaini.
allertati dai familiari cui il loro congiunto non rispondeva al campanello e dai carabinieri del posto, i vigili del fuoco di Chiesa e di Sondrio si sono introdotti nell'abitazione di CG, 58 anni, rinvenendolo privo di vita. Sul posto anche i soccorritori Areu. Le cause del decesso, anche se prematura ogni ipotesi, sembrerebbero di origine naturale. Tragico incidente stradale ieri mattina a Pavia, in cui a perdere la vita è stato un trentenne di Castione Andevenno, Matteo Tognini. La notizia ha scosso la comunità, dove la famiglia coinvolta è molto conosciuta. Vediamo il servizio. È giunta come un fulmine a ciel sereno ieri mattina a Castione Andevenno la notizia della tragica scomparsa di Matteo Tognini, 30 anni, del posto, ma a distanza Pavia, dove si era trasferito dopo gli studi e dove conviveva con la propria compagna. Mai mamma Rosetta Biella, da anni ragioniera presso il comune di Castione, ma originaria di Berbenno, papà Roberto e la sorella Chiara avrebbero pensato di dover fare i conti con una realtà così dura. Eppure, avvisati dell'accaduto, hanno abbandonato tutto per raggiungere Pavia, dove solo nel pomeriggio di ieri alla mamma è stato concesso di vedere il figlio per pochissimi minuti, in attesa che potessero espletarsi le formalità di rito. Matteo infatti è mancato in un incidente stradale avvenuto alle 7.30 a Pavia in tangenziale, mentre viaggiava sulla sua Lancia Y in direzione Broni. Di uno scontro frontale si è trattato con una Jeep Renegade che procedeva nel senso opposto, seguita da una Hyundai Tucson che a sua volta, non essendo riuscita a frenare in tempo, ha cozzato contro le auto. Quattro i feriti, fra i 38 e i 61 anni, non gravi. Nonostante il pronto soccorso invece per Matteo, estratto dall'auto dei vigili del fuoco del posto, non c'è stato nulla da fare. La dinamica del sinistro al vaglio della Polstrada di Stradella. Massimiliano Franchetti, sindaco di Castione Andevenno, ha manifestato cordoglio e vicinanza alla famiglia di Matteo e in particolare alla propria dipendente. È fissata per sabato prossimo, dal 14 dicembre, dalle 18 alle 23, ma il momento clou è previsto alle 19 in piazza Campello a Sondrio, la prima uscita pubblica del Movimento Provinciale delle Sardine, che precisano non essere un gruppo politico, è scritto in una nota stampa, ma sociale, creato da persone come tutti, per tutti, senza pretese di grandezza e di potere. Nel giro di pochissimo tempo, dopo essersi raccordati col movimento nazionale, sono cresciuti in numero, raggiungendo le 1000 unità e posizionandosi sia su Facebook sia su Instagram. Previsto sabato anche un flash mob colorato che si annuncia sicuramente ad effetto. Ancora cronaca. Un trentenne di Sondrio è finito agli arresti in carcere per detenzione di hashish e marijuana, 225 grammi di sostanza stupefacente nel suo appartamento, rinvenuti domenica notte. Vediamo il servizio. Arresto nella notte di domenica da parte degli agenti della questura di Sondrio, che hanno tradotto in carcere nel capoluogo un trentenne del posto, è leale sui iniziali. Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, l'accusa mossa nei suoi confronti dopo che è stato trovato con circa 225 grammi di hashish, suddiviso in dosi, nella propria abitazione. A lui gli agenti della polizia stradale sono arrivati dopo un normale controllo condotto in città, intorno a mezzanotte e mezza, insospettiti dalla presenza di alcuni giovani che passeggiavano in centro e che hanno proceduto ad identificare. Uno di loro si è mostrato subito insofferente, atteggiamento che ha indotto gli agenti a chiedere l'ausilio della squadra volante e ad insistere col giovane perché spiegasse i motivi di tanta agitazione. Celati dentro il pacchetto di sigarette, che lui stesso ha estratto dalle tasche, mostrando ai poliziotti la sostanza contenuta, pari a 0,37 grammi di hashish. Forse non si sarebbe arrivati a scoprire il resto se il giovane avesse avuto con sé il documento di identità, che invece teneva in casa. È lì che gli agenti non hanno avuto dubbi, considerato il forte odore di sostanza stupefacente che vi promanava e tenuto conto dei suoi precedenti quale assuntore di droga. Sottoposto a perquisizione, l'appartamento si è rivelato celare 7,94 grammi di marijuana e 217 di hashish, contenuti in diversi barattoli di metallo, oltre un bilancino di precisione.
in occasione delle Olimpiadi invernali dei sordi che partiranno giovedì con la cerimonia d'apertura in Piazza Garibaldi a Sondrio alle 16:30. È stato organizzato un convegno anche a Chiavenna dal titolo I grandi eventi sportivi, le ricadute sul territorio, il ruolo e il valore dello sport in ambito sociale. L'incontro, su iniziativa della Comunità Montana Val Chiavenna, dei comuni di Chiavenna e Madesimo, del Consorzio per la promozione turistica locale e del Consorzio turistico di Madesimo, si terrà sempre giovedì alle 11 nella sede della Comunità Montana della città del Mera. Parteciperanno Guido Zanecchia, presidente della Federazione Sport Sordi Italia, Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Can Chen, alla guida dell'International Committee of Sports of the Deaf, Elvezia Italia ed ex atleti, tra cui Pietro Vitalini ed Elisabetta Biavaschi. Il legame tra uomo e ambiente al centro del convegno promosso dall'Ufficio Scolastico Territoriale e dalla Fondazione Lombardia, tenutosi ieri a Sondrio, una riflessione sull'economia sostenibile rivolta agli studenti delle superiori. Ce ne parla Simone Belletti. Sviluppo umano e ambiente, un tema di stretta attualità, al centro del convegno tenutosi ieri a Sondrio per l'organizzazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale davanti a un centinaio di studenti del capoluogo. Ognuno ha il compito di comportarsi come custode del creato, non come suo dominatore, contribuendo a fare la sua parte. Una delle conclusioni più volte emersa dal seminario. Un'altra tematica toccata dai relatori è la responsabilizzazione. Salvaguardare l'ambiente significa aiutare anche l'uomo. Ripescare dalla nostra cultura contadina quelle piccole azioni quotidiane di rispetto e gestione delle risorse può rappresentare il punto di partenza per il nostro territorio montano. Due gli eventi avvenuti nel 2015 e finalizzati a realizzare un'economia integrale. La pubblicazione dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e l'approvazione da parte dell'ONU dell'Agenda 2030, che ha definito 17 obiettivi per gli sviluppi ecosostenibili. Il principio proprio della Laudato Si è il dialogo, entrare in dialogo con tutti sul piano dal punto di vista sociale, economico, politico, per affrontare sia nei massimi sistemi, quindi pensiamo nella politica internazionale, nell'economia, nella finanza, ma anche concretamente nella vita quotidiana. Infatti si parla proprio di questa ecologia integrale che vuole integrare in questa dimensione tutte le diverse dimensioni, tutti i diversi ambiti della vita dell'uomo. È stato portato un esempio tramite la pubblicazione di Fondazione Lombardia per l'Ambiente in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale di come l'integrare l'educazione in tutti i campi possa ottenere risultati a lungo termine per tutti i cittadini. Nell'enciclica il Papa è partito da quello che sta accadendo nella nostra casa comune per arrivare a temi legati ai rifiuti, alla questione dell'acqua, al consumo del suolo, alla perdita di biodiversità, all'iniquità planetaria. Non c'è solamente una crisi ambientale, ma c'è una crisi socioambientale, cioè che da quello che succede nell'ambiente, nella natura, deriva anche una qualità del vivere dell'uomo che può essere danneggiata. Uno sviluppo sostenibile vuol dire il vedere da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista tecnologico, economico, con i criteri di quelle scienze, ma anche mettendo al centro la persona, mettendo al centro la casa comune. Accanto alle fattispecie tipiche del nostro codice OCO di penalistiche sono stati introdotti due strumenti legislativi, un decreto legislativo e una normativa che ha integrato il codice OCO introducendo nuove figure di reato che servono a costituire un adeguato deterrente contro condotte che possono violare il nostro ambiente. È ufficiale, la seggiovia di Caspoggio aprirà i battenti per il periodo natalizio da venerdì 27 dicembre a domenica 5 gennaio. Funzionerà fino a Sant'Antonio con orario 9:30, 12:30 e 14:16:30. Quanto alla Snoigoli, invece, in concomitanza col ventennale della sua apertura, prevede sconti ed agevolazioni. In particolare, fino al 22 dicembre, lo ski pass giornaliero avrà un prezzo speciale. Feriale adulti e senior 30 euro, festivo 36 e ski pass più pranzo feriale 40.
In 900 hanno partecipato alla Christmas Running, tradizionale evento morbegnese a scopo benefico organizzato da Enjoy Valtellina. Tutti con il cappellino di Babbo Natale calcato in testa nella corsa lunga 5 km. Vediamo insieme il servizio. Un fiume di 900 persone per la Christmas Running. A Morbegno, domenica scorsa, ha avuto luogo la corsa dei Babbi Natale con l'associazione Enjoy Valtellina in cabina di regia. Runner, amici, famiglie, con il berretto verde da Babbo Natale si sono uniti per condividere una giornata di festa e per aiutare chi ha bisogno. Un'iniziativa dallo scopo benefico. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a 3 associazioni: Comitato Maria Letizia Verga di Monza, Centro I Prati di Cosio Valtellino e Gruppo della Gioia di Talamona. I soldi aiuteranno la ricerca e offriranno sostegno, assistenza e solidarietà ai meno fortunati. Il ritrovo in Piazza Sant'Antonio, dove sono state allestite aree di divertimento, il villaggio di Babbo Natale, i maghi dell'associazione Caleidoscopio con le loro esibizioni di magia, i balletti delle cheerleader e quelli del Country Route 38, il riscaldamento delle ragazze della palestra Moves di Morbegno, gonfiabili, mascotte, uno show davvero per tutti i gusti. E questa è una manifestazione, una corsa, una camminata di beneficenza dove si festeggia il Natale, si vuole incominciare a festeggiare il Natale e il fulcro è il bambino. Abbiamo introdotto anche una mascotte nuova, Bing, la grande mascotte amata da tutti i bambini. La corsa o camminata si è snodata su un percorso cittadino lungo 5 km. C'è chi ha fatto una vera e propria gara agonistica, a distinguersi anche i piccoli atleti. Al termine della fatica la merenda, i nuovi spettacoli di magia e clownerie. Numeri aumentati rispetto alla scorsa edizione, si è passati dalle 650 adesioni alle 900. Oggi abbiamo fatto le bolle di sapone prima della camminata e abbiamo un po' rallegrato e regalato sorrisi alle persone presenti, e al termine della camminata faremo uno spettacolo di magia per allietare i bambini e soprattutto per ricordargli di regalare sempre sorrisi e di mettere il cuore al primo posto nella vita generale. Noi siamo contenti sempre di aiutare tutte le associazioni che fanno questo tipo di manifestazioni, l'aiutiamo tutte, come AIDO, come AVIS, come LILT, come tutte quelle che fanno questo tipo di manifestazioni. Tradizionale appuntamento di fine anno, venerdì, per gli atleti e dirigenti iscritti al Centro Sportivo Italiano di Morbegno. A fare gli onori di casa Don Andrea Salandi, vicario episcopale e arciprete della parrocchia di Morbegno. Presenti all'incontro Pierluigi Tenni, presidente del Comitato Provinciale CSI di Sondrio, Don Gianni Dolci, consulente ecclesiastico, e Attilio Speziale, presidente onorario del Sodalizio. Premiati i migliori atleti di tutta la provincia. Alcuni si sono distinti anche a livello nazionale, vincendo il titolo nell'atletica leggera o nel nuoto. Nell'atletica, titolo tricolore per Greta, Contessa e Daniela Lanzini. Nel nuoto si sono laureati i campioni italiani CSI Emma Vola, Letizia Crupi, Sofia Volpetti, Giulia Cominetti, Filippo Canclini, Lucia Triacca, Danny Perlini, Cecilia Tartarini e Stefano Tonola. Livigno in festa per il ritorno del campione del mondo di sci alpino Alberto Tomba. 53 anni, lo sciatore ha trionfato sulle piste del Motolino dove era di casa. Un'esplosione di energia e di simpatia contagiosa. Ce ne parla Roberta Cervi. Tomba la bomba, torna a Livigno. Dopo 4 lustri il campione del mondo di sci alpino Alberto Tomba, bolognese, 53 anni, fa il suo ritorno a Livigno. L'amico Marco Rocca, che con la sua famiglia ospitava l'atleta olimpico durante gli allenamenti, patron di Motolino, organizza per lui e il collega Giorgio Rocca una festa spettacolare. Nel rifugio Camanel di Planon, un evento vintage baciato dal sole e dalla neve, in perfetto stile anni 80.
Al ritmo di brani d'epoca proposti dai Freakness, diretti dalla livignasca Elisa Cusini, Marco Rocca e Luca Bellotti di Valfurva hanno presentato la nuova collezione Back in the Days a chilometro zero, prodotta sulle nostre Alpi, che coniuga tempo e materia prima nel rispetto dell'ambiente. L'idea è della stilista locale Ilaria Leoni, decisamente vintage come tutti i presenti. Tra loro Simone Nasetti, direttore generale dello sport di Regione Lombardia. Oggi è una fantastica giornata, Back in the Days. Torniamo un po' indietro negli anni, ma non dimenticandoci di guardare sempre al futuro con ottimismo. Lo facciamo in uno spirito, uno, di collaborazione col territorio, e lo facciamo concretamente lavorando con un maglificio di Santa Caterina, quindi facendo vedere che quando si vuole si può lavorare assieme, si possono creare progetti sinergici con la valle. L'evento si è svolto proprio nel mezzo della pista nera per antonomasia di Livigno, la Giorgio Rocca. Sono molto fiero perché mi rappresenta, perché è una pista difficile, pista nera, e quindi ci sta, è stata aperta, è pronta e quindi aspettiamo tutti i turisti che sono medio bravi. Indietro nel tempo con Tomba la Bomba e i suoi racconti di carriera, passione, impegno, consigli per i giovani incontrati il giorno prima, su come diventare campioni di oggi e di domani. Lo ricorda bene Katia Colturi di Livigno, campionessa di short track, con lui in ben tre Olimpiadi. Il segreto? Mai arrendersi, dice Alberto, davanti alle difficoltà. Ho legame da tanti anni, io mi ricordo quando andavo allo Stelvio a fare allenamento, d'estate si veniva qua a fare un giro, un po' di shopping, e da 20 anni che non venivo, ho dei bei ricordi indimenticabili, soprattutto Bormio nel 95, questa è la Valtellina che ce l'ho nel cuore e sono tornato finalmente. A 6 anni ci saranno le Olimpiadi, mi raccomando, saranno dei bei giochi. Come dicevo io, Milano Cortina, Livigno, freestyle snowboard, quindi vi auguro il meglio. Mi raccomando, le infrastrutture, le strade sono importanti, di non arrivare all'ultimo momento. Ciao. Ed era questo l'ultimo servizio del nostro giornale. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Vi ricordo che ci potete rivedere sul sito www.radiotsn.tv e sulle pagine social Facebook e YouTube della nostra emittente. Grazie per l'attenzione. Buonasera. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.